L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche conferma la tesi avanzata dal Regno Unito, secondo cui l'agente nervino usato contro l'ex spia Sergei Skripal e la figlia Yulia è il Novichok sviluppato in Russia. Gli esami sui campioni di sangue confortano i risultati britannici relativi all'identità dell'agente tossico, spiega l'OPAC. Yulia Skripal si è lentamente ripresa dopo una lunga permanenza in ospedale, mentre il padre resta ancora ricoverato in gravi condizioni. Come ritorsione per l'attacco attribuito alla responsabilità di Mosca, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi occidentali, inclusa l'Italia, hanno espulso circa 150 diplomatici russi. Intanto Yulia Skripal ha rifiutato l'offerta di assistenza che le è giunta dall'ambasciata russa a Londra.